L'intelligenza artificiale sta riscrivendo le regole della società, trasformando radicalmente il lavoro, il modo di essere dei cittadini e delle strutture di potere. Lo ha detto a Pescara Davide Casaleggio, tra i relatori del Festival Nazionale dell'Innovazione organizzato all'Aurum da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Un confronto tra giovani talenti, imprese ed esperti sui temi della mobilità elettrica e di Industria 5.0 attraverso le voci di esperti di rilievo come appunto Davide Casaleggio, presidente Casaleggio Associati, che ha presentato il suo libro Gli algoritmi del potere. In Italia si stima 1.700.000 posti di lavoro impattati direttamente e sostituibili dall'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è un po' come la tecnologia dell'elettricità, che ha cambiato completamente la vita prima e dopo il suo ingresso nell'economia, nella società, nella politica. La stessa cosa oggi sta succedendo con l'intelligenza artificiale. Maneggiare con cura? Ma il primo punto è sicuramente quello della formazione. Le persone, le aziende, lo Stato, ma anche gli studenti devono riuscire a capire cos'è l'intelligenza artificiale, quali sono gli strumenti messi a disposizione, come si stanno evolvendo e come stanno impattando sull'economia, sulla società, su tutte le attività che noi svolgiamo anche quotidianamente. Può sfuggirci di mano o no? Come ogni tecnologia rivoluzionaria, sicuramente sfuggirà di mano in alcuni ambiti. L'ambito più pericoloso oggi che stiamo sviluppando o stanno sviluppando in realtà è quello dell'intelligenza artificiale applicata alle armi, e quindi dare a un'arma la possibilità di decidere di uccidere una persona, penso che sia la cosa più terribile che abbiamo già inventato oggi. Invece, dove può influire positivamente? Ma dal punto di vista dell'efficienza dei processi, della possibilità per esempio nelle scuole, l'assistenza a tutti gli alunni anche a casa in modo profilato, ma anche nella sanità, oltre che nella formazione in generale, anche per la formazione degli adulti. E probabilmente vedremo una nuova era dell'economia e della società. Si conclude oggi la 2 giorni del Festival dell'Innovazione. In mattinata l'incontro moderato dal direttore del centro Luca Telese, il presidente di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Silvano Pagliuca si mostra soddisfatto per questa 11ª edizione. La prima giornata è quella che vede 72 studenti questa volta di 7 università lavorare su soluzioni reali, di casi reali proposte dalle aziende. Ci sarà anche la loro premiazione. E poi quest'anno abbiamo superato le 50 adesioni tra aziende, tra start-up e PMI innovative, che presenteranno i loro progetti, e di queste 27 sono best practice, e verranno poi sorteggiati i vincitori anche in questo caso. Quindi come dire, un'edizione che si conferma importante, valida, anche diciamo con interlocutori di elevato profilo. E innovazioni sarà il tema al centro della puntata di Economia, Dialoghi sull'impresa in onda lunedì 18 novembre alle 22:30, trasmissione condotta dalla collega Gigliole De Mondo.